Siamo Elisabetta, Sebastiano e Ondina. Da 6 anni viviamo e viaggiamo a bordo del nostro camper. Nell'ultimo anno e mezzo abbiamo percorso 30.000 km tra Balcani, Turchia e Norvegia. E ora ci troviamo in Sardegna, terra natia, per realizzare diversi progetti prima della partenza verso nuovi continenti. Iscriviti al canale per seguirci in questa avventura. Perché erano legate sempre al rintocco della morte di Sursu, come Sudoku è morto quando si suonavano le campane 3 volte. Ci troviamo a Siurgus Donigala, che oggi c'è il carnevale estivo, e siamo qui per riprendere la vestizione delle maschere e la spilatta. Quindi cercheremo di fare più immagini possibili per trasportarvi in questo rito molto affascinante delle maschere sarde. È una tradizione che noi abbiamo dai tempi più remoti, però poi a causa anche delle guerre mondiali si sono un po' andate perdendo, perché le leve che facevano la tradizione morivano molte volte, quindi poi le riprendevano quelli che erano rimasti. Molte cose si sono perse poi nei tempi e noi l'abbiamo rispolverata, l'abbiamo raccolta, e questa è la maschera del Sursu e Samamulada, che usciva durante i solstizi. Diciamo che l'uscita più grande, la più famosa, era per i Buocoroni di Santo Antonio, che poi venivano ribaditi per San Sebastiano, che noi chiamiamo Sant'Ubitano. Anche qua ci sono radici arcaiche, perché Pitanu, Pit è la radice che significa padre nelle lingue medio orientali, e Anu era il sommo dio del cielo. Infatti noi in quell'occasione facciamo un falò fatto tutta di erbe Santa Maria, che sarebbe l'elicriso, che fa un fuoco particolarmente giallo, proprio per evocare un sole in miniatura. Perché queste tradizioni si facevano in concomitanza dei solstizi, quando c'erano i raccolti, quindi moriva il sole vecchio e nasceva il nuovo sole, quindi per ingraziarsi un buon raccolto. Quindi erano fatte tutte per la comunità, per avere proprio un rituale proprio per le occasioni stagionali, che erano legate ai raccolti, quindi legate all'acqua, alla terra. Diciamo che da noi quindi c'è Sursu e Samamulada. Sursu è la figura principale, ed è diciamo il dio che muore e rinasce, e che veniva diciamo da tutta la comunità esorcizzato, quindi malmenato sino alla morte, e c'era poi Samamulada, che sono tutte queste figure qua che facevano da contorno. Mamulada in dialetto senguese significa fare fracasso. Perché erano legate sempre al rintocco della morte di Sursu, come Sudoku è morto quando si suonavano le campane 3 volte. Quindi le campane servono proprio per diciamo cacciare via le entità malvagie che infestavano la terra, quindi nuovamente legato, vedi, ai raccolti, perché dovevano in qualche modo esorcizzare tutte queste forze della natura. In sostanza, diciamo, è qui, in sintesi è questo. Poi ci sarebbero molti demoniaca all'interno, sì. Diciamo della... Sì, diciamo proprio che è stata banalizzata e demonizzata dalla Chiesa, ma in realtà quello era il dio più importante, che è Sursu, che deriva da Surku, che deriva da Forco, che era il dio primordiale dell'acqua. Che in Sardegna poi è una figura ancora più centrale, perché Forco è padre di Medusa, e Medusa nella tradizione sarda è diventata poi la regina di tutta l'isola. Quindi sono tutte divinità sarde, e non dobbiamo ricercare le nostre radici fuori, perché sono già all'interno. Cioè, perché molte volte fanno questi parallelismi che ci stanno con Dioniso. No, sono divinità sarde che stanno in Sardegna, Sursu è sardo.
deriva anche da surzu, da surco, derivano anche il nome dei nuraghi. Infatti, discendente di Medusa era Norace, da qui poi prende il nome del nuraghe. Quindi Norace è discendente di Porco. E Porco è diciamo, il bisnonno, colui che ha dato il nome ai nuraghi. Quindi vedi, è tutto legato. Non dobbiamo prendere niente elementi dall'esterno, abbiamo già tutto nell'isola, abbiamo la nostra tradizione, abbiamo la nostra identità, non le dobbiamo ricercare fuori, per forza. Discende, come nella lingua, la nostra lingua discende dal latino, oppure le nostre tradizioni discendono sempre da qualcosa, siamo sempre come dei contenitori vuoti da essere riempiti. No, anche noi siamo protagonisti della nostra storia. Dagli occhi di Dennis traspare la determinazione a ritrovare la nostra identità sarda, che purtroppo nel corso degli anni è stata volutamente sotterrata con altre credenze, da tutti quegli invasori che si sono insediati nella nostra isola nel corso dei millenni. Si viene chiamata volgarmente croce celtica, però in realtà era un simbolo appartenente a tutti i popoli, così come la svastica. Cosa rappresenta questo? Rappresenta l'orbita che percorre la terra intorno al sole. Gli antichi lo sapevano, tracciando una linea immaginaria unendo l'equinozio col solstizio, diciamo la massima lontananza del sole dalla terra, tracciando la linea ottiene una croce. Perché si rappresentano le quattro stagioni? Perché le maschere uscivano in concomitanza alle stagioni. Difatti, intorno alla storia e alle origini del popolo sardo, vi è un velo di mistero. Persone come Dennis contribuiscono alla crescita consapevole della nostra identità, anche se ci sono ancora molte domande senza risposta, come il culto delle acque, le tombe dei giganti o della magnificenza dei nuraghi. In mano tiene un bastone con un laccio in pelle con il quale frusta e punzecchia l'animale. Caratteristico di questo gruppo è un grosso corno che viene fatto risuonare per simulare il muggito del bue. Il bue, come potete vedere, è infuriato e cerca di intornarvi e di impaurirvi. Il domatore cerca di limitare i suoi movimenti con la fune, con la frusta e con il bastone. Suo Madori utilizza un ulteriore dettaglio, la maschera che è ricavata dall'osso del bacino del bue. Secondo la tradizione, quest'osso veniva indossato da chi era in grado di comunicare con l'aldilà. In ogni caso, l'osso di per sé è già simbolo di rigenerazione a vita. La maschera rappresenta l'utero femminile. E noi, allora, noi questo lo suoniamo proprio perché quando si fanno rintocchi dopo che muore Sus, si suona tre volte. Comunque questo si usava proprio per cacciare le entità malvagie che infestavano la terra. Quindi noi lo portavamo nelle vie in modo da esorcizzare sempre lo stesso elemento. Queste, diciamo, entità negative che si trovavano per le vie secondo gli antichi. Allora con questo suono cupo si cacciavano via. Si scacciavano. È lo stesso con la danza ritmica dei campanari. Aveva tutto lo stesso scopo, quello di allontanare le energie negative, le energie malvagie. E poi dopo con la chiesa sono diventati demoni. Vogliamo ringraziare il comune di Sirgus Donigala per averci dato la possibilità di documentare la manifestazione. E un ringraziamento speciale va a Dennis per aver condiviso con noi il suo sapere. La manifestazione a cui abbiamo assistito ha accolto diversi paesi con le loro corrispettive maschere. Difatti, ognuno di essi possiede la propria maschera con le sue diversità e particolarità. Ebbene, anche questo video è giunto al termine. Io spero vivamente che vi sia piaciuto, perché ci tenevamo davvero tanto alla realizzazione di questo video e ci tenevamo tanto al fatto che potesse in qualche modo trasmettere anche a voi che siete dall'altra parte quello che abbiamo provato noi assistendo personalmente a questo rituale.
La Sardegna, la storia della Sardegna, ancora tantissime domande a cui non si hanno delle risposte. Ne approfitteremo di questa permanenza appunto qui in Sardegna per cercare delle risposte a tutte queste domande che abbiamo. Chissà, magari se c'è qualcuno di voi che vorrebbe condividere con noi il proprio sapere, ci farebbe davvero tanto piacere. Abbiamo diverse idee, diversi progetti che vorremmo realizzare anche dal punto di vista di contenuti multimediali. E niente, vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e se vi fa piacere di lasciare un commento. L'appuntamento è per domenica prossima alle ore 19. Grazie e buon inizio settimana!